Una domanda spesso ricorrente per la prossima stagione è: quale girone disputerà il Pescara, B o C? Se stiamo alla attuale strutturazione della Serie C, il girone B si è dimostrato altamente competitivo e con un tasso tecnico medio di tenore più alto. Il girone C ha evidenziato un tasso tecnico inferiore, ma ci sono piazze con una tradizione calcistica notevole e imparagonabile a quella degli altri raggruppamenti. Bari, Palermo, Avellino, Foggia, Catania, Juve Stabia, solo per citare quelle che fino a pochi anni fa erano in B, se non in A. Bisogna premettere che la Lega Pro sta di nuovo vagliando il criterio di composizione. Tra le ipotesi, quello attuale, quello di un girone del nord e gli altri due con le direttrici Tirreno e Adriatico, abbastanza simile all'ultimo campionato di C del Delfino, con trasferte nel 2009-2010 che spaziarono da Portogruaro a Cosenza, con alcune però anche in Campania. E infine quello del sorteggio integrale, ipotesi sulle quali dovrà pronunciarsi il direttivo della Lega Pro ed eventualmente i presidenti della Serie C. Se si dovesse restare con l'attuale strutturazione, riconducibile ad un girone nord-ovest, uno nord-est e uno meridionale, per il Pescara sembra allo stato più probabile l'inserimento nel girone B, assieme al Teramo. La società biancorossa, da quando è stata varata la C unica, ha disputato 5 campionati consecutivi in questo raggruppamento per poi slittare a quello meridionale. L'ipotesi del girone B è plausibile intanto per le tante retrocessioni delle toscane, che può essere compensato con l'inserimento di alcune lombarde che si trovano nel girone B, e poi per le probabili promozioni dalla Serie D di società sicuramente da girone meridionale. Messina, Taranto e Campobasso viaggiano verso i pro, balla tra girone A e girone C il Monterosi. Sempre in Serie D i raggruppamenti A, B e C dovrebbero dare squadre al girone A. Si aspettano le ufficialità di tali verdetti, così come si aspetta anche il responso dei play-off di Lega Pro. Poi il quadro sarà un po' più chiaro. Resta inteso che la composizione definitiva arriverà non prima di metà luglio, visto che l'ultimo Consiglio federale ha fissato il cronoprogramma per le iscrizioni ai campionati. Il 28 giugno è termine perentorio per presentare la domanda, l'8 luglio ci sarà l'esito dell'istruttoria, il 15 luglio un Consiglio federale per eventuali ricorsi. Solo allora si conoscerà la rosa definitiva delle partecipanti alla Serie C. Nel frattempo il presidente Daniele Sebastiani deve pensare alla stretta attualità, sciogliere i nodi della direzione sportiva, dell'allenatore e la gestione dei calciatori ancora sotto contratto. Altri due in prestito hanno scelto intanto di andare via anzitempo, rinunciando all'ultima mensilità: Fabio Maestro, di proprietà della Lazio, e Cristian Capone, di proprietà dell'Atalanta. Intanto il Pescara è vicino a togliersi una delle poche soddisfazioni stagionali. Domani la primavera di Iervese giocherà al Poggio contro il Pisa e in caso di successo otterrà la vittoria del girone di Primavera 2, rendendo inutile lo scontro diretto di Lecce dell'ultima giornata. La società si è già mossa per chiedere una deroga alla Federcalcio e la eventuale partecipazione alla Primavera 1, anziché il declassamento in Primavera 3 a causa della retrocessione della prima squadra.